Ciao a tutti ragazzi e buona musica. Nel video di oggi impariamo come studiare gli arpeggi in maniera creativa e musicale. Uno dei problemi che mi affliggeva quando ero ragazzo, uno dice ma solo uno? No, più di uno, però in generale, a parte gli scherzi, musicalmente parlando, diciamo così, gli arpeggi erano per me una noia mortale. Perché? Perché li trovo profondamente ripetitivi, poco musicali. Solo con gli anni poi ho capito l'importanza degli arpeggi anche nell'improvvisazione jazzistica, nel gypsy jazz, anche nel rock. Però dove c'è stato un punto di svolta dal mio punto di vista è stato quando ho cominciato a studiare la musica classica più seriamente. Mi era capitato sempre da ragazzo di ascoltare un CD di Segovia, di Andrea Segovia, contenente uno studio in sol minore, e questa cosa mi aveva particolarmente affascinato, questo studio che oggi vi propongo. Naturalmente era suonato per chitarra classica, ma mi piaceva molto, mi piaceva molto proprio l'ascolto di questo studio. E sul CD che avevo comprato non c'era specificato chi fosse l'autore, solo con gli anni poi ho scoperto che l'autore era Napoleon Kost, uno dei massimi esponenti della chitarra classica. E allora ho deciso di riportarlo sulla chitarra elettrica proprio per invogliare tutti quanti a studiare gli arpeggi. Come dicevo, originariamente lo studio in sol minore, ma l'ho trasportato in la perché è una tonalità più chitarristica e poi per una facilità d'esecuzione. La progressione di accordi è un tipico primo, quarto, quinto nella tonalità minore. Primo, quinto, quarto, primo, quindi re minore, la minore, mi settima e la minore. Nella prima parte, poi nella parte B vedremo che cambia. Gli arpeggi vengono mischiati con la scala minore armonica, infatti per il La minore abbiamo questo è l'arpeggio, triade di La minore, viene messa anche una porzione di scala. Poi per il Mi settima si parte dal Sol diesis, che è la terza. Poi di nuovo La minore. Poi Mi maggiore. A questo punto abbiamo il nostro Re minore, sempre mischiato con la scala. La. Nella parte B abbiamo La maggiore. Pa pi po pa po pa, re minore, sol, pa pa pi po pa po pa, do, mi settima, pa pi po ta po pa, la minore. Poi accordo diminuito, re diesis diminuito e mi settima. Questa è la parte B. Li andiamo a suonare in questa zona di manico, quindi triade di La maggiore mischiato sempre con la scala e Re minore, poi triade di Sol, Do maggiore, triade di Mi, La minore, poi abbiamo il nostro Re diesis, Fa diesis diminuito, sapete che gli accordi diminuiti sono circolari. E Mi. E poi riparto con la parte A. Se lo pensate come warm up o come esercizio di tecnica puro, lo potete portare nel tempo fino al vostro limite. Ma non è tanto questo il difficile, perché questa è proprio ginnastica chitarristica, questa è una cosa che col tempo si sviluppa. La cosa più difficile per quanto mi riguarda e su cui lavoro anch'io tutti i giorni è quello di dare espressione, quello di lavorare sulle dinamiche, sul tocco, sull'intensità, sul colore. Quindi
provare a dare più musicalità e pensare come suonerebbe un violinista. Anche per questo video è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, fatemi sapere naturalmente nei commenti qua sotto se avete trovato il video utile o perlomeno interessante. Dal mio punto di vista, studiare gli arpeggi con i brani di musica classica è molto più interessante e musicale. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto, ciao, buona musica!